Il nascondino è il miglior gioco di sempre. Chi è il cercatore? Facciamo le cose da grandi, ovviamente. Ancora io? Sono stufa! Nascondetevi, inizio a contare. Inizia il gioco! Seguimi, Megan! Dobbiamo nasconderci. Da quella parte o Pinky ci troverà. Ai! Megan, stai bene? Credo di sì. Guarda, c'è una scatola invisibile. Ci serve subito una casa come questa. E poi nessuno ci troverà. Possiamo iniziare a costruirla adesso. I materiali sono pronti. Kylie, ho preso l'avvitatore. E io ho una sega. Iniziamo con la struttura. Mettiamo le parti e fissiamole con gli angoli. Tocca a te, Kylie. Posso farlo, Megan? Fantastico! La prima parete è pronta. Non è rimasto molto. Ce l'abbiamo fatta, Megan! È bello! Ma c'è ancora molto lavoro da fare. Creiamo le pareti. Dobbiamo metterci sopra del cartone. È un gioco da ragazzi. È tutta una questione di lavoro di squadra. Megan, sei una vera costruttrice. Brava! Le pareti sono già pronte. E adesso? Ora la parte più divertente. Rendere la casa invisibile. Il nastro riflettente ci aiuterà. Funziona senza problemi. Dobbiamo fissarlo con il nastro biadesivo. Andiamo! Dobbiamo coprire la casa dal pavimento al soffitto. È un sacco di lavoro. Ma nulla ferma Megan e Kylie. Aspetta, dov'è la porta? Eccola! Benvenuta nella casa invisibile! Non si può fare a meno della carta da parati. Andrà benissimo. Incolliamola. E le aree esposte possono essere coperte con della pellicola lucida. È facile! Ok, ora serve un soffitto. Facciamolo il più arioso possibile. Questo tessuto leggero farà il caso nostro. È bello qui, Kylie! E sarà ancora meglio! Ti piace il design verde? Nessun problema! Basta appendere le ghirlande di fiori alle pareti. Bello, sembra molto naturale. Ma c'è un problema. Il pavimento è piuttosto scomodo per sedersi. Sarà molto meglio con dei cuscini. Mettiti comoda, amica mia. Ci meritiamo 5 minuti di pausa. Ma la casa invisibile è ancora un po' vuota. Potrebbe servire qualche mobile. E se facessimo un tavolo, Kylie? Giusto, un tavolo grande e rotondo. Ho anche uno specchio. E faremo una gamba robusta con il cestino. Al lavoro! Trasformazione del bidone della spazzatura. La pellicola viene di nuovo in aiuto. E ora decoriamo il piano del tavolo. Ha un aspetto elegante e lucente. Per non macchiare lo specchio, copriamolo con una mini tovaglietta. Chi vuole uno spuntino? Ottima idea! Ma la frutta non si abbina all'interno invisibile. Risolviamo il problema. Un po' di pellicola ed è fatto. Megan, guarda! Ma che fai, Kylie? Guarda qui! Non capisco! Sei una causa persa, Megan! È una banana invisibile! Ne vuoi una? Oh, mi piacerebbe! Il soffitto sembra così tetro! È bello avere queste ghirlande! Sarà più divertente nascondersi nel rifugio! Servono più brillantini, Kylie! Hai ragione, Megan! Ora qui dentro si scintilla! Dobbiamo solo avvolgere i vecchi CD nella gomma piuma scintillante. Questo è un lavoro per un vero artigiano. Dov'è il biadesivo? E ora uniamo i dischi con lo spago. Le ghirlande sono pronte. Ora leghiamole alla base rotonda. Più sono, meglio è. E il tocco finale. Appendiamo l'arredamento al soffitto. Wow! La casa invisibile sta diventando così luminosa. Ah, è fantastico! È come una festa spaziale! E mentre i lavori sono in corso, il nascondino è in pieno svolgimento. Siu, beccata! Esci! Andiamo a cercare le altre! Non esiste! È impossibile che le ragazze trovino Megan e Kylie! Sono nella casa invisibile! Kylie, guarda! Dobbiamo fargli uno scherzo! Sei pronta? Ci puoi scommettere, Kylie! Ecco le maschere! Diamo un po' di lucentezza argentata. E inizia lo show! Pinky, credo che siano lì! Vedo i loro piedi! Sorprendiamole, amica mia! Beccate! Toc toc! Non c'è nessuno in casa, bellezza! Che
Chi sei? Un alieno dal pianeta delle scimmie? È pericoloso qui! Andiamocene! Non ci sono alieni qui, solo gli scherzi dell'anno! Urlavano come bambine! Non ci sono limiti all'immaginazione! Queste pareti avrebbero bisogno di un restyling! Sei con me, Kylie? Certo, Megan! Ritagliamo delle mini nuvole da un foglio di gomma piuma e incolliamole al muro! Anche un bambino può farlo! Wow! Oggi nella casa invisibile è nuvoloso, ma non pioverà! Siu! Dove si nascondono? Non lo so! Sono scomparse nel nulla! Questo è sospetto! Ai! Siu! Hey. Vedi anche tu? C'è un muro! Oh no! La casa invisibile è stata scoperta! Eccovi! Prese! Il nascondiglio segreto non è più segreto! È così bello qui! Ma come avete fatto a farla? Niente di che! Un po' di pellicola lucida e un po' di abilità! Fate come se foste a casa vostra! Non esiste! Quelle maschere inquietanti! Siu! Ecco chi ci ha fatto lo scherzo! Ops! Lo scherzo è stato scoperto! Pinky, non volevamo spaventarvi! Uno spuntino? I palloncini sono quello che ci serve! Saranno l'arredamento arioso della casa invisibile! Gonfiamoli e attacchiamoli al soffitto! Davvero bello, Megan! Oh sì, è un'opera d'arte aerea! Inoltre, abbiamo bisogno di protezione, quindi costruiamo una recinzione! E le gocce sono già sul posto! Guarda e impara, Megan! Io dipingo i pezzi e tu li attacchi alla plastica! Wow! Capito, Kylie! È il momento di mettere insieme i pezzi per formare un recinto completo! E poi sistemarle a terra! Megan, ora nessuno può entrare in casa nostra! La frutta è buona, ovviamente, ma a un certo punto stanca! Megan, io ho fame! Vediamo cosa fare! Ciao, prendiamo una pizza grande! L'indirizzo è una cabina invisibile ai margini del bosco! La fattorina è nei guai! Come si trova la casa invisibile? Salve, ha ordinato una pizza! Qual è l'indirizzo? Te l'ho detto! Casa invisibile! Ci sei proprio vicina! Ma quale casa invisibile? Mi prendono in giro! La ragazza delle consegne non gioca così! Oh, che male! Questa sembra essere la casa invisibile! Il lavoro dei fattorini può essere molto pericoloso a volte! Kylie, qualcuno ha bussato! Deve essere la nostra pizza! Vediamo! Strano! La pizza è arrivata, ma la ragazza delle consegne è sparita! Nessun problema! Non dovremo pagare il pranzo! Buon appetito! Cosa posso fare con questa vecchia lampada? Ci sono! La ristrutturo! La casa invisibile ha bisogno di più luce! Prendiamo un foglio di carta e delle forbici, ovviamente! Disegniamo stelle e pianeti sul foglio! Poi li ritagliamo! Facile! Ora incolliamo lo stencil alla lampada! Evviva! Si illumina! Megan, guarda cosa ho trovato! Un vero proiettore per il cielo! Wow, Kylie, bel lavoro! Mettiamo la lampada nell'angolo e guardiamo le stelle! Wow, le stelle sembrano vere! Il canale YouTube preferito rallegra la serata! Ragazze ricche e una povera sulla spiaggia! Oh, ma guarda! Ehi, perché non lasci che gli altri guardino? Megan, voglio vedere anch'io! Kylie, è mio! Non sei più mia amica! Facciamo un proiettore e guardiamo insieme? È impossibile, Megan! Vediamo, ecco qui! Questa lente di ingrandimento ingrandisce lo schermo! Ma prima facciamo un buco rotondo nella scatola! Decora con della carta lucida! E inseriamo una lente di ingrandimento nel foro! Sembra ottimo, Megan! Wow! Ma non abbiamo ancora finito! Ora mettiamo il telefono nella scatola! Il proiettore è pronto! Creeremo un cinema proprio qui! Proietta il video sulla parete e goditi la compagnia di un video di Trum Trum! Megan, sei un genio! Ho fatto del mio meglio! Ma è così tardi! È ora di andare a letto! Andiamo a casa! Hai ragione, amica mia! Andiamo! La casa invisibile era così accogliente! Ma non sarebbe male chiudere tutte le porte!
Oh, cosa abbiamo fatto? Megan, come faremo a trovare la casa invisibile ora? Non preoccuparti, ne costruiremo una nuova domani.